Stella, tutorial completo è uno strumento molto interessante per la creazione di contenuti, sia si tratti di content creation, sia si tratti di registrazione video per lavoro o per un nostro progetto, per una passione personale. Vediamo come andare a usare questo strumento, che è per quanto mi riguarda uno degli strumenti più interessanti perché ci consente di registrare lo schermo, di registrare la nostra webcam, di farlo con semplicità, rapidità e soprattutto in maniera totalmente gratuita. Poi ci mette anche a disposizione un bel video editor, insomma è uno strumento veramente ben fatto e lo scopriamo in questo video, subito dopo avervi ricordato. Ricordate che su Telegram mi trovate come chiocciola Tutorial Express per link, approfondimenti e risorse extra che non pubblico qui su YouTube. Detto questo, direi di iniziare. E allora andiamo qui all'interno del nostro hotel. Eccoci qui. Vi dico la verità, prima di registrare questo video ho fatto una serie di prove e mi ha dato dei problemi con il browser Brave Browser e con Firefox, quindi ho dovuto usare Chrome. Insomma, state attenti a questa cosa perché diciamo che è un difetto di Tella e che non è poi stabilissimo, soprattutto lato browser, insomma, perché spesso dà problemi con la webcam, con il microfono, queste cose qua. Quindi fate attenzione a questo punto, insomma. Ovviamente in questo caso stiamo vedendo già l'interfaccia con l'accesso, già registrati, già verificata la mail, già fatto tutto. Diamo per scontato che sappiate farlo e che l'abbiate già fatto. Vediamo subito come andare quindi a registrare un video. Lo facciamo con il tasto Record New Video qui sopra in alto a destra. A questo punto si caricherà l'interfaccia di Tella e tra qualche istante dovremo essere a tutti gli effetti online. Ecco che in questo caso si sta ancora sistemando, vedete che mi dà sempre questo problema con il microfono, che mi era già successo prima, non so perché a volte capiti questa cosa. Prima ho risolto cambiando semplicemente la fonte microfonica, ora vediamo un pochino se riusciamo comunque a registrare oppure se dobbiamo fare applicare qualche hack, insomma qualche workaround per riuscire a far funzionare il tutto ugualmente. Intanto vi spiego insomma che Tella è un pochino come una videoconferenza, ok? È un po' come fare un meeting su Zoom o su Google Meet. Infatti, già guardando l'interfaccia vediamo che è abbastanza simile, quindi abbiamo il tasto per mutare il microfono, il tasto per stoppare il video, c'è la webcam, insomma, il tasto per condividere lo schermo, per condividere delle slide, per mostrare delle note, degli appunti, capite che alla fine è molto simile a un Google Meet, per capirci. Quindi direi di vedere un pochino di che cosa si tratta. Intanto sto continuando a lottare contro il microfono, ma non ha intenzione di funzionare, quindi ce ne faremo una ragione. Vediamo se così si risolve. Vabbè, fa niente. Vi faccio vedere prima di tutto che possiamo stoppare il nostro video o attivare il nostro video. Vedete che ci vorrà qualche istante e la webcam si attiverà e vi faccio vedere anche che qui possiamo andare a scegliere le varie webcam da utilizzare. In questo caso vedete che io ce ne ho tante connesse al computer perché ho tutta una serie di accrocchi collegati, quindi ce ne ho una decina circa, quindi voi poi scegliete la webcam che desiderate utilizzare e come anche il microfono. Vedete che anche nel mio caso ce ne ho diversi, sempre per il motivo di cui sopra. Ok, si è bloccato tutto, va bene. Non ci faremo molti problemi, tanto ormai abbiamo capito qui com'è l'andazzo. Vediamo anche come condividere lo schermo, lo facciamo col tasto Share Screen e scegliamo quale schermo condividere, è molto comodo. Ovviamente ancora una volta è un po' come Google Meet, insomma. Ipotizziamo, di condividere lo stesso schermo. Condividi, nascondi e in questo caso vedete che ci dice che il nostro schermo sta essendo condiviso all'interno della nostra chiamata, insomma, della nostra registrazione. Andiamo a stoppare lo schermo perché vi faccio vedere una funzionalità particolarmente interessante che è la funzionalità presenta. Che cosa ci consente di fare? In questo caso, attenzione perché è diversa da molte app di conferenza che intendono il presenta come il condividi schermo. In questo caso il presenta vuol dire presenta delle slide oppure delle immagini, ok? Quindi stiamo attenti a questa distinzione, insomma. Intanto noto con piacere che il microfono ha cominciato a funzionare, quindi sono particolarmente felice. E allora con tutta la felicità che ho in corpo in questo momento possiamo cliccare su Upload e andare a caricare dal desktop delle slide che mi sono creato precedentemente. Eccole qui, slide di prova. Aspettiamo qualche istante affinché il tutto sia elaborato.
così poi posso farvi vedere di cosa si tratta. È molto comodo questa cosa qua, anche perché poi nel video finale non vediamo, che ne so, il nostro mouse che si muove, che gira le slide, che interagisce con gli elementi, ma vediamo soltanto, solo ed esclusivamente la slide, le illustrazioni, insomma, quindi anche molto molto ben costruito, ecco. Ci sta ancora convertendo i nostri file in slide, perché in questo caso io gli ho caricato un file PDF, lui ora me lo sta convertendo automaticamente in formato slide, vedete che sta finendo l'elaborazione e ora avremo a tutti gli effetti una specie di PowerPoint integrato, eccolo qui, all'interno del nostro Tella. Quindi noi abbiamo le varie slide, vedete che ci possiamo muovere. Tra l'altro queste sono le bellissime slide che ci consente di creare Canva, molto utile per creare slide e illustrazioni di vario tipo. Vi linko anche la guida a Canva, dai, proprio per non farci mancare nulla. Così magari se vi volete creare qualche grafichina potete farla con questo strumento. E vedete che ho le mie belle slide che mi posso scorrere, che mi posso spostare, tirare su, giù, a destra e a sinistra. Eventualmente con il tasto Add More Slides posso aggiungere delle altre slide, anche magari sotto forma di immagini, file di Keynote, oppure posso importarle da Google Drive, anche questo è comodo se usiamo la suite di Google. Attenzione però, perché non possiamo condividere lo schermo e condividere una presentazione contemporaneamente, o una cosa o l'altra, quindi facciamo molta attenzione. Eventualmente però, andando a cliccare su Stop Presenting, possiamo andare a condividere lo schermo. E successivamente, ricliccando su Present, avremo tutte le slide già pronte, quindi non dovremo andare a ricaricarle da capo. Detto questo, abbiamo selezionato la nostra slide, ipotizziamo di voler registrare un video in cui si vedono delle slide. L'ultima cosa che vi faccio vedere è che con Show Notes possiamo andare a scriverci una specie di scaletta, tra virgolette, all'interno di questo riquadro. Quindi, per esempio, cosa da dire uno, se magari stiamo registrando un tutorial o che ne so io. Cosa da dire due, o magari possiamo inserirci dei link di cose che dobbiamo far vedere, senza chiaramente perdere tempo in fase di registrazione. Bene, ce le mettiamo qua e abbiamo direttamente tutto pronto, insomma, tutti i link già ben archiviati. Direi di registrare. Il microfono funziona, la webcam sta funzionando. Lo schermo non è condiviso, ma stiamo presentando delle slide, le note, la nostra scaletta l'abbiamo scritta, e allora clicchiamo sul tasto Start Recording. Ci farà questo rapido countdown e ora siamo online, stiamo registrando, lo vediamo da qui, vedete? Qui sta andando avanti il timer. Possiamo andare a annullare, possiamo ricominciare la registrazione oppure possiamo andare a terminarla. La termino subito, anche perché insomma non ci serve un video poi molto lungo, quindi vado a stopparla. Ora ce la starà salvando, abbiamo creato un video di 17 secondi. Eventualmente possiamo fare una pausa e riprendere, quindi magari, che ne so, vogliamo. Oh, continuo a dare problemi con il microfono adesso. Magari vogliamo cambiare slide. Andiamo qui e riavviamo la registrazione. Start recording. Ora ci sarà nuovamente il countdown. Ed ecco che stiamo di nuovo registrando. Stiamo registrando un'altra clip. Facciamo finta di dire sì, allora mi contattate. Vedete all'indirizzo hello@reallygreatsite.com, il mio numero di telefono 123456 7890, come dice qui sulle slide. Allora direi di finire la registrazione, stop recording, e abbiamo creato la nostra seconda clip. Vedete, ci dice Edit Clips 2, e a questo punto direi di entrare nella fase di editing. Quindi abbiamo registrato il nostro bel video con le nostre slide, gli schermi, gli appunti, tutto quello che vogliamo. E ora per entrare in fase di editing, quindi per elaborare il nostro video, facciamo clic sul tasto Edit Clips qui in basso e fate attenzione a non confondervi. Edit Clips. Entriamo in questa mirabolante, veramente bellissima interfaccia di editing. Già vi faccio notare una cosa, già vi faccio notare che le tracce sono separate. Io ho la mia webcam separata dalle slide e questa cosa è già un punto a favore per questo strumento veramente potentissimo. Vi faccio vedere un po' di funzionalità al volo, non tanto per andare a dirvi tutte le varie cose, come funzionano questo e quello, quanto per farvi capire quali sono le incredibili potenzialità dello strumento. La prima cosa che vi faccio vedere è che possiamo andare a cambiare il layout con cui gli elementi vengono visualizzati. Magari vogliamo utilizzare un quadratino, quindi vogliamo mettere le slide grande e noi piccolini qui. Oppure in certi casi potrebbe essere bello, magari, che ne so, rendere tutto grande e metterci noi sempre in un quadratino, potrebbe essere interessante. Magari ad un certo punto vogliamo noi pieni, vogliamo noi comunque con lo sfondo dietro, vogliamo soltanto le slide, insomma possiamo fare diverse cose. Eventualmente,
andando in trim, quindi qui sopra, ecco che possiamo andare a vedere le varie clip come sono state registrate, insomma, e possiamo anche andare a splittarle. In questa maniera, cliccando poi su Done, avremo la possibilità di gestirle separatamente. Vediamo un po', selezioniamo questa, Done. Vediamo se ce la fa gestire separatamente, perché questa è una funzionalità che avevo visto non andare bene durante i miei test. Vediamo un po' se ha funzionato. No, vedete, in questo caso ci ha lasciato l'intera clip con lo stesso design. Quindi questa cosa è ancora un pochino da capire. Sinceramente non ho ben capito quale sia la funzionalità, l'utilità, insomma, della funzionalità split. Ma ce ne faremo ampiamente una ragione, perché vi faccio vedere che possiamo prima di tutto andare a riregistrare. Quindi se magari vogliamo aggiungere un pezzo, possiamo andare a farlo anche ora. Tramite il background possiamo andare ad impostare uno sfondo. Ipotizziamo di metterci questi begli sfondi molto carini, per esempio questo qui, che ha anche i colori blu che riprendono un pochino il mio design, poi con il giallo ci sta anche benissimo. Il layout lo facciamo così. Che ne dite? Vi piace? Così anche potrebbe essere carino, ma in questo caso mi piace avere le slide un pochino più grandi. Magari posso anche fare un pallino, potrebbe essere bello. Ma nel mio caso rimaniamo sul classico e facciamo così. Quindi abbiamo la nostra webcam e le nostre slide. Eventualmente possiamo andare comunque a spostare tutti i vari elementi e portarceli dove vogliamo. Con un CTRL Z andiamo a ripristinare il tutto, perché vi faccio vedere anche che possiamo andare a decidere i bordi. Possiamo andare prima di tutto a scegliere se arrotondare i bordi o meno. Questi sono i bordi non arrotondati, questi sono i bordi arrotondati. Di certo hanno un design più armonioso i bordi arrotondati. Ed eventualmente possiamo anche andare ad aggiungerci un'ombra, vedete? Questo è molto carino, vedete, anche eventualmente colorata. Insomma, io in questo caso non metterei niente, o metterei questa aggiunta, questa cornicetta piccolina. Non cose particolarmente tamarre, insomma, che poi rischiano di distrarre il nostro pubblico, le persone che guardano il video. Vediamo di cercare qualcosa di efficace. Per esempio, vediamo se questo ci soddisfa. No, troppo vistoso. Eccolo qui, direi che questo è carino. Quindi questo bordino trasparente, bianco, insomma, è abbastanza minimal, carino, è bello da vedere. Infine, con il tasto Size andiamo a rendere la nostra webcam landscape, l'intero video in landscape, in portrait. Questo è anche bello se magari vogliamo creare un reel per Instagram, oppure in formato quadrato, vedete, se magari vogliamo creare un video da mettere in un post per Instagram. E ovviamente in layout tutti i layout appunto si saranno adattati al formato quadrato in questo caso. Torniamo a metterlo in landscape, così almeno abbiamo un design bene o male un pochino più utilizzato, insomma. E questo è quanto, questo fondamentalmente è tutto tella. Clicchiamo su finish e abbiamo finito di editare il nostro video. A questo punto andiamo ad inserire un nome, tutorial bellissimo. Ok, molto bene. E abbiamo il nostro video che possiamo andare a guardare. Vediamo se riesco anche a farvi sentire l'audio. Vediamo un po'. Fatemelo impostare così sentite anche voi ciò che sento io. Lo vediamo da qui, vedete? Qui sta andando avanti il timer. Possiamo andare a annullare. Avete sentito, insomma, che si sente? Che si sente l'audio. Eventualmente possiamo anche andare ad impostare i sottotitoli, nel momento però disponibili solo in inglese. Vi faccio vedere un altro paio di funzionalità per quanto riguarda la condivisione, che sono molto interessanti. Prima di tutto possiamo editare il nostro video nel caso in cui ci siamo dimenticati di farlo prima. Possiamo condividere il link, eventualmente anche mandandolo già via mail e tutto. Possiamo scaricare il video, in questo caso però ci scaricherà una versione con il watermark, come vedete. Eventualmente andando a fare l'upgrade alla versione Pro possiamo avere il video senza il watermark. Questo è carino, possiamo andare ad abilitare le clip separate. Andiamo a fare clic su Start Download per scaricarci in questo caso le clip separate dal nostro video. E anche in questo caso è molto utile, perché alla fine, possiamo dircelo in tutta serenità, può diventare un'alternativa per esempio al noto Camtasia, che fa esattamente questa cosa qua. Cioè che va a registrare schermo e webcam separatamente, ed è infatti non a caso uno dei programmi più utilizzati nel mondo dei tutorial. Vabbè, finché lui si scarica intanto vi dico che
in View Settings, ora non posso cliccare, sennò poi si chiude l'interfaccia. Abbiamo una serie di impostazioni legate alla visibilità del nostro link, e che qui sotto possiamo andare ad aggiungere dei bottoni personalizzati andando ad impostare un URL, un link al quale verranno reindirizzate le persone se e quando cliccheranno sul nostro bottone. Vediamo che cosa dice qui. Dice che possiamo chiudere questa finestra. Ok, chiudiamola, così intanto vi faccio vedere appunto che nelle impostazioni possiamo in questo caso soltanto scegliere se avere abilitati i sottotitoli. Con i piani a pagamento possiamo andare ad impostare anche altre cose. Vi dicevo, add the button, per aggiungere un bottone ipotizziamo di farlo, https://trizza.ml. Ricordatevi sempre l'https, che in certi casi è proprio la chiave che fa funzionare gli URL, perché se non la utilizzate i link non sono cliccabili. Vediamo un po', open, e mi dovrebbe riportare sul mio sito. Ed eccolo qui, effettivamente mi riporta sul mio sito. Intanto vediamo se i miei file si sono scaricati. Direi di sì, vedete che ci ha scaricato un file zip. Già che ci siamo, vi faccio anche vedere il risultato. Andiamo ad aprirlo, così riesco a farvi vedere il tutto. Ora mi devo anche sistemare questa cosa qua, perché sennò voi non vedete ciò che voglio farvi vedere. Facciamo così, tac, così, ok, così vedete l'intero schermo. E vi faccio vedere che ho all'interno di Tutorial Bellissimo, ho il file 0, che non so quale sia, vediamo un po'. Down. Vedete che in questo caso ho il video completo, perché questa cosa è nel numero 1, che cos'ho? In questo caso ho la clip 2, ok, ho capito. Attenzione, perché non sono clip individuali, quindi non è che ci scarica sia la webcam sia le slide, ma ci va a scaricare le singole clip, ok? Vi ricordate che prima abbiamo messo in pausa la registrazione? Ebbene, queste sarebbero le due clip, quindi chiedo scusa per l'errore, insomma. Infatti, se non sbaglio, nel piano a pagamento si possono anche scaricare le clip separate, quindi questa cosa è anche un pochino da vedere in base ai piani che avete. Ecco, mi sono confuso. Vabbè, comunque questo è quanto, questo è Tella. Fatemi sapere cosa ne pensate, anche perché è, per quanto mi riguarda, uno strumento molto carino. L'abbiamo visto, una serie di funzionalità ancora un pochino acerbe, vanno un pochino sistemate, ottimizzate. Diciamo che non è di certo uno strumento competitor di Camtasia o delle sue alternative più note e più costose, ovviamente. Ma diciamo che si difende bene. E questo è quanto. Mi ricordo che mi trovate su Creator Talk, sul mio neonato podcast, che ha già una stagione di vita, quindi al momento è in pausa, ma penso che riprenderà presto. Poi non so quando vedrete questo video, io lo sto registrando stra in anticipo, quindi bisogna vedere quando lo vedrete. Ad ogni modo, trovate il link qui sotto in descrizione, come tutti gli altri link utili per le diverse piattaforme. E trovate anche il link al mio sito trizza.ml, così lì trovate tutto il riassunto. E non vi dovete stancare a cliccare sui diversi link. Questo è quanto, un abbraccio fortissimo a tutti e un appuntamento alla prossima. Ciao ciao!